Allora, benvenuti a tutti, buon anno a tutti voi, è un anno abbondante, copioso e come siamo soliti a dire ricco di doni spirituali, visto che siamo gente alla ricerca. Benvenuti al gruppo teosofico Aurora di Vicenza per coloro che sono nuovi venuti in questo nostro gruppo. E abbiamo naturalmente il nuovo calendario di conferenze, alcune fotocopie sono riposte nella scrivania, però in genere noi mandiamo delle comunicazioni via mail, per cui se qualcuno di voi volesse iscriversi, come posso dire, alla newsletter, in maniera tale da essere aggiornato periodicamente sulle varie iniziative che il gruppo teosofico Aurora propone, basta lasciare in segreteria il proprio indirizzo e verrete aggiornati. Aggiornamenti ci sono anche nel sito web istituzionale della Società Teosofica Italiana, nonché sulla pagina Facebook del gruppo teosofico di Vicenza. Allora, prima di iniziare la conferenza di questa sera, ho due comunicazioni di servizio. La prima, questa è rivolta a tutti, cioè sia membri del gruppo teosofico che simpatizzanti. Sabato 11 febbraio 2017 vi sarà la mostra, l'inaugurazione della mostra Bernardino del Bocca, il fuoco sacro della bellezza a Novara, con l'esposizione di oltre 90 opere. Bernardino del Bocca, teosofo importante per la storia della società teosofica italiana e in special modo anche per il gruppo teosofico di Vicenza. E, una figura che ha segnato, posso dire, l'approccio anche al modo di fare teosofia nei nostri giorni. Bene, e proprio in occasione di questa inaugurazione, da Vicenza partirà un gruppo che costituiamo in questi giorni, a seconda del numero poi organizzeremo la trasferta, se con pullman, eccetera, eccetera, ma proprio per questioni organizzative noi dobbiamo chiudere, se così può dire, le iscrizioni entro il 25 gennaio. Quindi se qualcuno di voi, se qualcuno di voi desidera partecipare a questa iniziativa, ecco, entro il 25 gennaio comunichi in segreteria la propria adesione, in maniera tale che poi provvederemo a comunicarvi il modo e gli orari, i tempi di questa trasferta. La seconda cosa che ho il piacere di annunciare è la seguente. Il gruppo teosofico di Vicenza ha recentemente deciso di donare alcuni abbonamenti alla Rivista Italiana di Teosofia a delle biblioteche cittadine di alcuni centri della provincia di Vicenza, principalmente dei centri che hanno delle scuole superiori. Ne abbiamo individuati 7 al momento. Naturalmente noi ci auto-sovvenzioniamo, per cui stiamo raccogliendo dei fondi. Siamo riusciti adesso a coprire gli abbonamenti per 3 centri. Questi centri sono attualmente il centro di Bassano, il centro di Schio, il centro di Noventa. Ecco, se qualcuno di voi proviene da quelle zone, da quelle parti, sa che all'interno delle biblioteche civiche, a partire da quest'anno, sarà a disposizione anche la Rivista Italiana di Teosofia. Questo naturalmente per permettere, come posso dire, un mezzo in più per poter approfondire e studiare determinate tematiche. Detto questo, è un grande piacere avere con noi l'amico Renato Mazzonetto, che conosciamo bene. Renato è stato gentile ancora una volta di accettare di venire qui da noi, nonostante il suo carnet molto intenso, perché riuscire a prendere Renato certe volte è veramente un'impresa. Do, come di prassi, delle indicazioni su chi è il relatore, anche se lo conoscete, ma è giusto così. Renato Mazzonetto, dottor Renato Mazzonetto, è insegnante di meditazione e filosofia buddista e rappresentante ufficiale in Italia del centro buddismo tibetano scozzese Kagyu Samyang Rinpoche, fondato in Scozia nel 1967 e fondatore a Vicenza di questo centro, no? Centro che è diventato da circa un anno, se non vado errato, Renato, sede nazionale, appunto, di rappresentanza di questo centro di buddismo tibetano scozzese. Renato è anche il rappresentante di ROCPA, sì, assieme a Magallo, che è questa fondazione che aiuta gli orfani di Kathmandu, i bambini di Kathmandu, raccogliendoli nelle strade, dando loro non solo sostentamento per sopravvivere, ma anche un'istruzione. Questa sera, proprio per
per inaugurare l'anno nuovo, facciamo un momento di raccoglimento, facciamo una pratica, che è la pratica della meditazione. Infatti il titolo che Renato ci ha dato è Ora si medita, meditazione, pensieri e pensatore. Proprio per garantire il dovuto ambiente, per poterci concentrare e meditare, invito già da adesso tutti quanti a controllare che i cellulari siano settati in modalità silenziosa, in maniera da non disturbare rituali meditazioni. E non mi resta far altro che ringraziare Renato e passare la parola. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera e benvenuti, bentrovati. È sempre un piacere ritornare a casa, il gruppo teosofico Aurora e la Società Teosofica Italiana. E il sottoscritto è anche con Akonturku Rinpoche, il mio maestro principale, la maestra Rinpoche, che verrà a trovarci in Italia quest'anno a maggio. Siamo in viaggio insieme da tantissimi anni, penso una trentina d'anni sicuramente, proprio sin dagli inizi. Quindi per me tornare qui ogni anno, una volta all'anno, è un po' come tornare a casa, e questo mi rende molto felice. Poi con Antonio, Tommaso, Enrico, Sergio, Patrizia, è veramente un sangha che si ritrova insieme. A volte ci si trova ad Assisi, a volte ci si trova a Roma, a volte ci si trova in Svizzera, a volte ci si trova qui a Vicenza, ed è sempre in realtà un camminare insieme. Se ciascuno di noi fa un salto importante dal punto di vista spirituale o anche un semplice passo in avanti, in realtà ciascuno di noi ne ha beneficio. Quindi è importante essere consapevoli di questo. Non è importante pensare al proprio beneficio, perché il proprio beneficio in realtà è connesso, è direttamente connesso con il beneficio degli altri. Quindi la prima cosa da fare è sviluppare la corretta motivazione, bodhicitta in sanscrito. Bodhi significa risveglio, citta significa mente. Quindi la mente del risveglio è in realtà la corretta motivazione per iniziare a meditare insieme. Che cos'è la meditazione? Che cos'è la mindfulness? Che cos'è la meditazione? Come si medita? Secondo voi? Come funziona? Quali sono i benefici? Mi raccomando, non tutti insieme, uno alla volta. Vorrei anche sentire non le solite voci, ma voci nuove, possibilmente. Nel silenzio intanto, la meditazione. Nel silenzio. Questa è difficilissima per me. Meditazione, effettivamente sempre sopravvento. Aiuta moltissimo per quel che riguarda il calmare e specchiarsi dentro, soprattutto vedere se stessi. Vedere se stessi. Eh sì. Che non sempre è così piacevole. Sì. Grazie. Ma io la vedo, io sono nuovo tra come una esercitazione per migliorare il livello di autocoscienza. Cioè, somiglia a quello che ha detto lei alla fine, poi. Sviluppare l'autocoscienza, perché secondo me ci sono gamme molto differenziate di coscienza nelle persone. C'è chi ce l'ha molto sviluppata e chi non ne ha quasi neanche, insomma, di coscienza, autocoscienza. Cioè, vedersi per quello che si è, all'interno, come si dice, perché si fanno le cose e così via, insomma. Vedersi per quello che si è mi piace molto. C'era qualcuno in fondo, Tiziana, mi sembra? Sì, essere presenti nel momento presente. Per me la meditazione è questo, essere consapevoli in ogni momento, quando ci si riesce, di essere lì con tutto noi stessi. Sì, sì. Se
l'avevo già detto, ma è stare in consapevolezza senza pensieri. Senza pensieri. Certo. Ci riesci? Ma comunque sì, sono passa a frenare. Questo è già un passo raffinato. Bisogna dedicarsi molto, nel senso bisogna fare molta meditazione, più meditazione fai, più arrivi a meditazione profonda, un'altra analisi spontanea. Ho fatto autoanalisi spontanea anni fa quando meditavo molto. E ti ritrovi bambina, ti ritrovi un sacco di cose di te. Qualcun altro? Bene, vi darò due definizioni per cominciare. Una viene dalla mindfulness, di cui si parla tanto, e l'altra viene dalla meditazione classica, che è comunque la base della mindfulness. Secondo la mindfulness, per meditazione o nella meditazione di mindfulness, il segreto, l'essenza, lo stile, la meta è quello di essere consapevoli di ciò che accade, mentre accade, qualsiasi cosa stia accadendo, che è la cosa più difficile. Nella meditazione classica, secondo il buddismo, non solo il buddismo tibetano, ma il buddismo a 360 gradi, la meditazione è l'arte di abbandonare le proprie illusioni. L'arte di abbandonare le proprie illusioni. Si inizia fisicamente con l'arte di abbandonare le proprie tensioni. Quindi la prima cosa da fare, e vi chiedo di farlo insieme a me in questo momento, è quello di trovare una posizione comoda, che sia rilassata, ma che comunichi anche un senso di centratura, radicamento e dignità. Perché quello che proveremo a fare insieme è di meditare un po', qualsiasi cosa stia accadendo. Useremo questa bellissima campana tibetana. Portiamo l'attenzione alla sensazione di contatto della parte bassa del corpo con la sedia e con il pavimento. Il corpo ha questa capacità di affidarsi alla sedia e al pavimento. Il corpo sa come fare. Il corpo si posa e si riposa sulla sedia con i piedi posati sul pavimento. Possiamo tentare di trovare una posizione che sia ancora più confortevole. Una posizione che teniamo per 5-10 minuti circa. Possibilmente in silenzio. Sa come lasciarsi andare.
una sua saggezza fondamentale, che è quella di affidarsi alla forza di gravità e quindi alla sedia, al pavimento. In questo modo il corpo si riposa e si ricarica spontaneamente. Vediamo se anche la nostra mente riesce a imparare questa saggezza del corpo, che è la saggezza di lasciarsi andare. E così come il corpo si lascia andare alla sedia al pavimento, diamo ora la possibilità alla nostra mente di riposarsi scivolando lentamente all'interno del corpo. I buddhisti dicono che il corpo è il tempio della mente. Parte, va in giro per il mondo pensando alle cose che dobbiamo fare domani o le cose che abbiamo fatto oggi o a tutti i libri che abbiamo letto sulla meditazione. Bene, con gentilezza la riportiamo a casa scivolando lentamente all'interno del corpo. Con gentilezza. Fosse una poltrona comoda, un divano, dove la nostra mente, almeno per qualche minuto ancora, ha la possibilità di posarsi. La nostra mente ha la possibilità di posarsi e riposarsi in modo assolutamente spontaneo e naturale. Meglio che possiamo, proviamo a fare questo fino al suono della campana.
c'è nulla da capire, non c'è un modo giusto oppure un modo sbagliato di fare questo, ma si tratta semplicemente di stare seduti ad ascoltare ciò che accade, mentre accade, qualsiasi cosa stia accadendo. Com'è andata? Tutti eravate consapevoli? Quanti di voi erano consapevoli, più o meno? Alzate le mani per cortesia. Consapevoli? Cosa vuol dire consapevoli? Consapevoli di ciò che stava accadendo mentre accadeva. Chi è che non era consapevole? Qualcuno che si è addormentato? Anche. Non siamo a scuola e non c'è né un premio né un castigo. Il premio è che ci si rilassa, quindi il premio c'è sempre, il castigo non c'è. Mi dispiace, non c'è. Quindi? Mi sembra di aver fatto una nuotata in piscina. Chi era consapevole? Era consapevole di essere consapevole. Sì. Chi non era consapevole? Era comunque consapevole di non essere consapevole. Quindi? Quello che noi abbiamo fatto comunque è un esercizio di consapevolezza, presenza mentale, attenzione. Si tratta in realtà non di scacciare i pensieri o di demonizzare i pensieri o di qualsiasi altra cosa, ma si tratta, come qualcuno diceva prima, di vedere meglio se stessi, di vedere quello che c'è, qualsiasi cosa sia. Può darsi che non ci sia niente, non ho pensieri, è un pensiero. Quindi la gente pensa, ah, sono illuminato, non ho pensieri, in realtà era solo un pensiero, molto banale. Molto semplice. Quindi non preoccupatevi dei pensieri. I pensieri vanno, vengono, sono come il tempo. Oggi era una giornata stupenda, almeno a Padova, non sono qui. Arrivano le nuvole, fanno un sacco di forme interessanti, divertenti, belle, colorate, e poi se ne vanno. E poi ritornano. Uno dei miei maestri si chiama Ken.
Tenchen Trangu Rinpoche ed è il detentore della filosofia della scuola Kagyu, della scuola Shentong, quindi un grandissimo maestro, molto anziano, molto importante. E qualcuno gli ha chiesto, ma scusi, venerabile, lei ha dei pensieri? E Trangu Rinpoche con molta semplicità ha detto sì, ma non mi danno fastidio. Questo è il segreto. Facciamo, diamo tante importanze ai pensieri, in realtà è un'altra trappola dell'ego. È un'altra trappola dell'ego che vuole meditare bene, vuole meditare meglio degli altri, vuole arrivare prima e vuole arrivare subito. Ma non funziona così. Non è questo il punto. Il punto casomai è diventare umili. E infatti, saggiamente, il Buddha ha dato gli insegnamenti più alti alle persone delle caste più basse in India. Nella tradizione indiana, all'epoca del Buddha, 2600 anni fa circa, c'era il sistema delle caste. Quindi il Buddha ha dato gli insegnamenti più alti alle persone più umili. Semplice. Perché dare gli insegnamenti più elevati alle persone più arroganti e orgogliose non li aiuta, perché l'orgoglio è in realtà la causa di tutte le nostre sofferenze. Quindi meditare è un grande esercizio di umiltà. Ed è un servizio che noi in realtà facciamo all'umanità, perché se noi andiamo in giro con questi eghi enormi che sembrano delle montagne, non c'è spazio poveri per le altre persone, non le vediamo neanche. Chi è che c'era al centro, al Kagyu San Gesong Vicenza giovedì scorso? Avete incontrato la Majampa per la prima o la seconda volta? Avete visto che persone? Fantastiche. Queste sono le persone che adoro. Vanno in giro per il mondo senza fare tanta polvere. È entrato e si è seduto lì in un angolino del sofà. E quando eravamo pronti, aspettando che arrivassero tutti quelli che erano per strada, giustamente e saggiamente, ha detto quando siete, quando volete, io sono qua. In modo molto semplice, umile, diretto, ha dato una carrellata di insegnamenti straordinari. Questi sono i maestri. Non c'è bisogno di far tanta polvere. Il titolo di questa sera è Meditazione, l'arte della meditazione, pensieri e pensatori. Quello che noi facciamo come prossima pratica è un lavoro sul respiro, perché lavorare sul respiro, la consapevolezza, l'attenzione al respiro è l'antidoto principale per una mente che ha tanti pensieri. Noi occidentali abbiamo tantissimi pensieri, molto più dei tibetani. E abbiamo scoperto giovedì sera che abbiamo un altro grosso problema in più che non hanno i tibetani e gli orientali, si chiama senso di colpa. La Majampa diceva, io non so cos'è il senso di colpa, mi sta venendo un po' la volta adesso che sono qua in Italia, da 13 anni, diceva la Majampa, ma io non so cosa sia il senso di colpa, non sapevo cosa fosse il senso di colpa. Bene, è interessante secondo me avere la possibilità di ascoltare una persona che viene da una cultura diversa, perché vede alcune cose della nostra esperienza, del nostro quotidiano, del nostro modo di essere, del nostro modo di comportarci e di pensare, che noi non vediamo, perché è troppo vicino a noi, capite? E quindi c'è bisogno di qualcuno che viene da lontano e che ci dice, voi fate questo. Non ho detto cattivi voi che fate questo, non ha detto fate bene o fate male, ha detto però io ho visto questo. E per me è stata una lezione straordinaria, veramente straordinaria. Perché se, come detto prima, per meditazione si intende l'arte di abbandonare le proprie illusioni, allora prima di abbandonarle bisogna vederle. Questa è la meditazione. Per vederle bisogna essere attenti.
Quindi la mindfulness è in realtà la base di ogni percorso meditativo. Mindfulness significa essere consapevoli di ciò che accade, mentre accade, qualsiasi cosa stia accadendo. Non è detto che debba essere piacevole. Nessuno dice che dobbiamo essere più bravi degli altri a meditare. Nessuno dice chi prima arriva vince un premio. Chi arriva per primo, casomai, torna indietro e aiuta gli altri. Semplice. Questo è il sentiero spirituale. Chi arriva prima soffre di meno. Semplice. Noi andiamo in giro per il mondo, facciamo un gran polverone, tanti disastri, quando in realtà sarebbe molto più semplice, molto meno faticoso e molto più utile a noi stessi e agli altri fermarsi e meditare un po'. E questo è quello che faremo per altri 5 minuti, se vi va. Nel senso. Bene, quello che abbiamo fatto prima è una meditazione che serve per radicarsi. Quando torniamo a casa la sera abbiamo il computer in testa che ci frulla, la prima cosa da fare è sedersi e non fare nulla. Però anche non fare nulla non è facile perché non siamo abituati. E quindi abbiamo un'ancora, la casa, il tempio della nostra mente che è il corpo, e quindi la prima tecnica, la più semplice, è la consapevolezza delle sensazioni fisiche. Sentire il corpo. La seconda meditazione di solito è la consapevolezza del respiro, che è un'altra cosa che abbiamo sempre con noi. E quindi se noi ci alleniamo a essere consapevoli dell'aria che entra e dell'aria che esce in palestra, questa è la palestra, possiamo farlo a casa, possiamo farlo al lavoro, possiamo farlo al semaforo in macchina, possiamo farlo alle poste quando aspettiamo che arrivi il nostro turno. E quindi questi tempi che noi chiamiamo tempi morti in realtà diventano tempi vivi, diventano momenti, se noi vogliamo, di consapevolezza. Questo è molto importante, secondo me. Consapevolezza del respiro è molto semplice. La nostra vita inizia con una ispirazione, la nostra vita finisce con una espirazione. Quindi la consapevolezza del respiro è una consapevolezza molto importante. L'aria entra e ci porta tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Si ferma un pochettino e l'aria esce, senza fare nessuna fatica. Questo è molto rilassante. Chi studia mindfulness sa che, perché le neuroscienze ci dicono, e anche le neuroscienze studiano la mindfulness e la meditazione, che l'inspirazione attiva il sistema simpatico e l'espirazione attiva il sistema parasimpatico. Inutile andare a speculare oltre a questo, ciò che sappiamo è che una pratica regolare aiuta a stare meglio, si dorme meglio, allunga la vita, e ovviamente è molto rilassante, calmante e stimola il nostro cervello in modo positivo. Detto questo, vi chiederei, dopo il suono della campana, per 5-10 minuti circa, di prestare attenzione in modo rilassato, non forzatamente o senza pretendere o pensare di dover fare qualcosa di particolare, ma semplicemente di usare il respiro come supporto. Un po' come se il respiro fosse ancora una volta una bella poltrona comoda e la nostra attenzione si riposa sopra. Poi parte, va a fare la spesa, pensa a quello che deve fare domani, a quello che deve fare fra un mese, le ferie che arriveranno fra 2 o 3 mesi o 4 mesi o 5 mesi, si fa un bel giretto e poi torna indietro. Oppure rimane lì, noi andiamo con gentilezza a prenderla per mano, la nostra attenzione la riportiamo sul respiro, dove si posa e si riposa. Vi va?
accelerare il respiro o espirare in un modo particolare, ma si tratta semplicemente di essere consapevoli dell'aria che entra, che si porta tutto ciò di cui abbiamo bisogno e poi esce senza fare nessuna fatica. L'aria entra, l'aria esce. L'aria entra. Abbiamo la tendenza ad addormentarsi, allora è meglio meditare con gli occhi aperti oppure socchiusi, oppure cambiare la posizione, rinvigorire un po' la posizione, questo dovrebbe aiutarci un po'. C'è un piccolo segreto che vorrei condividere con voi. In qualche modo, per aumentare la nostra capacità di attenzione, uno dei consigli che i Lama ci danno è quello di provare ad annusare l'aria. Provate ad annusare l'aria che entra. Respiro dopo l'altro. Se vi aiuta bene, se non vi aiuta, lasciate andare. Parte, va, esce da questa stanza, va nel passato, nel futuro. Bene. Il fatto che abbiamo riconosciuto questo si chiama mindfulness, presenza mentale. Dovremmo gioire di questo. Gentilezza, riportiamo la nostra attenzione e ancora una volta la riportiamo sul respiro.
tantissime tecniche, tantissime pratiche che vengono consigliate, si tratta un po' alla volta di trovare quella che è fatta ciascuno di noi. Nella tradizione buddista ci sono 84.000 insegnamenti diversi. Non è che abbiamo tanto tempo per provarli tutti, però quelli che ci aiutano di più di solito sono consapevolezza delle sensazioni fisiche, consapevolezza del respiro, consapevolezza dei suoni, che è il prossimo esercizio. Quindi in realtà quello che i Lama ci invitano a fare è provare le varie tecniche, provare significa per esempio provare per un mese la tecnica delle sensazioni fisiche, quella fatta prima. I testi dicono sessioni brevi ripetute nell'arco della giornata, quindi non due ore, tre ore, mezza giornata, perché non funziona. È un po' come dire se uno si allena per la maratona, cominciare con 20 km. Il giorno dopo si ritrova all'ospedale con tutti quelli che hanno deciso di fare la maratona così. Se abbiamo in mente di fare la maratona, bisogna partire con molta umiltà e molta saggezza, con un po' di camminata a piedi e un po' di corsetta, un po' di camminata a piedi e un po' di corsetta. E ogni settimana magari aumentare di 1 chilometro, 2 non di più. E nel giro di 5-6 mesi poi si riesce a fare, se tutto va bene, la maratona. Speriamo, io mi sto allenando, speriamo di farcela ad aprile. Tanto 21 km riesco a farli, 32 sono riuscito a farlo, poi mi sono fermato lì. Quale sarà? Quella di Sant'Antonio, a Padova. Poi c'è anche quella di Venezia. Sì. Tornando a noi, com'è andata la meditazione sul respiro? Meditare sul respiro è molto importante, perché è una cosa che noi facciamo sempre. E quindi prestare, allenarsi e prestare attenzione al respiro ci dice anche come stiamo dal punto di vista emotivo. Quando siamo arrabbiati che cosa accade? Il respiro è più veloce. Quando siamo agitati che cosa accade? Quando siamo depressi, che cosa accade? O tristi? È così. E quindi, tirarsi su, aprire i polmoni, aprire le finestre, un bel respiro profondo, un bel sospiro, è già una medicina. Io tante volte mi accorgo, quando sono concentrato su una cosa, mi accorgo proprio ultimamente, perché sto lavorando molto attraverso la corsa, sto lavorando molto anche sul mio respiro, mi accorgo che ho tendenza a bloccare il respiro. Questo non va bene. E quindi, allenandomi, ho scoperto una cosa in più che mi permette di essere più centrato, più equilibrato e di avere più energia, soprattutto. Anche di sera, quando siamo più stanchi. Un'altra cosa importante connessa con queste due prime meditazioni è quella che uno dei maestri più importanti di mindfulness, che si chiama Paul Gilbert, che ha scritto un bellissimo libro, Compassion Focused Therapy, terapia focalizzata sulla compassione. Paul Gilbert consiglia la famosa Dove Meditation, che io ho tradotto con meditazione sotto coperta, perché mi piace tradurre in modo creativo. Dove, o Dove era francese, è il famoso piumone, tanto adorato d'inverno, se sta lì sotto le querte, comodo, comodo. Anche in quel momento lì, al mattino, per esempio, si può meditare. Ti stesi, una mano sulla pancia, una mano sul cuore. È molto semplice essere consapevoli del respiro, perché la pancia, non solo la vostra ma la mia, si gonfia, e si gonfia anche tanto quando inspiro. E poi si sgonfia quando l'aria esce. E quindi attraverso il respiro noi siamo consapevoli del corpo e quindi ci prendiamo una bella vacanza da pensieri, preoccupazioni, ansie, cosa devo fare stamattina.
mattina, ho dormito bene, non ho dormito bene, ho dormito a sufficienza, non ho dormito a sufficienza. Tutti questi pensieri che non ci aiutano, noi li mandiamo in vacanza portando una mano sul cuore, una mano sulla pancia. Semplice, 5-10 minuti. Alla sera, con tutte queste cose, scusate, che ci girano per la testa, tutte le immagini, tutte le persone che abbiamo visto, tutte le cose che abbiamo ascoltato, quelle che ci sono piaciute, quelle che ci hanno dato fastidio, eccetera, eccetera, sono lì che girano. E allora di solito c'è chi si fa 2 o 3 ore di televisione, chi si fa una birra da mezzo litro, chi si fa una bottiglia di vino, chi si fa qualcos'altro, per riuscire a staccare la spina e dormire. È così o no? Certo. Un altro modo più semplice è quello di prestare attenzione alle sensazioni fisiche e questo ci permette di staccare la spina senza perdere la testa. Staccare la spina senza perdere la testa usando le sensazioni fisiche e il respiro come supporto. Chiaro che se noi lo facciamo stasera e poi non facciamo più, non succede niente, non funziona. Come tutte le arti, come tutte le discipline, la meditazione, l'arte della meditazione funziona se noi ci alleniamo. Come anche nell'esempio della corsa fatto prima, se noi meditiamo tutti i giorni, chiaro che la nostra mente si stabilizza. Chiaro che la nostra presenza mentale diventa sempre più precisa, un po' come se fosse un raggio laser. Ogni tanto ci sediamo lì a meditare e diciamo, ah, ecco cosa è successo. È un po' come se la mente si svelasse da sola. Quando meno ce l'aspettiamo, la mente si apre e sorgono delle consapevolezze. Questo si chiama insight. Insight significa vedere ciò che accade mentre accade qualsiasi cosa stia accadendo. I maestri illuminati o quelli che sono più consapevoli di noi non hanno bisogno di tante parole, non hanno bisogno che ciascuno di noi presenti il curriculum, vedono già quello che noi siamo, quello che abbiamo fatto e anche le nostre potenzialità, perché non sono qui o non sono lì per giudicarci, ma sono qui per aiutarci. E per aiutare le persone bisogna vedere ciò di cui hanno bisogno. Scusate, no. Siccome sono ciacolon, parlo sempre massa. Quindi la meditazione è fondamentale. L'arte di abbandonare le nostre illusioni passa, oppure ha come base, come tema centrale, la presenza mentale, la famosa consapevolezza. Mindfulness in inglese, sati in sanscrito, presenza mentale, consapevolezza in italiano. Semplice. Quindi tutto ciò che ci aiuta in questo senso, in questa direzione, è di beneficio. Tutto ciò che non ci aiuta in questo senso, in questa direzione, non lo è, molto semplice. Quindi anche pensare, 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 leggere, 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 comparare, comparare, comparare. Sì, è importante avere una conoscenza ampia, vasta. È importante anche studiare e conoscere altre culture, altre tradizioni, perché questo apre la mente. E questa è una dimensione orizzontale. Fantastico. Noi dobbiamo essere centrati per fare questo e quindi ci vuole una dimensione verticale che ci dà una certa profondità. Ecco perché io dico sempre, soprattutto quando vado nei vari gruppi di teosofia o nei vari centri culturali, fantastico leggere tutti questi libri. Ma poi ricordiamoci che tutti un giorno dobbiamo lasciare questo corpo e quindi sapere cosa fare, saperlo, non, ah, so dove è il libro dove si parla del bardo,
o del trapasso non è importante in quel momento, l'importante è saperlo qui dentro, perché non c'è tempo di andare a prendere il libro e andare a pagina 228 e dire ah, adesso devo leggere questa roba, non c'è tempo. Quindi la cultura, la conoscenza, l'informazione, la curiosità, fantastico, lo studio, fantastico, ma deve essere bilanciato con una pratica o delle pratiche che ci portano centratura, consapevolezza, introspezione. Se noi leggiamo tutti questi fantastici libri, dalla prima pagina all'ultima, Antonio, quanti anni ci vorranno? Se letti bene, qualche 10 anni di sicuro. Nel mio caso qualche vita o qualche calpa, perché sono molto lento nella lettura. Qualche esaurimento, sì. Ma per meditare basta poco, capite? Bastano 10 minuti al giorno. La Mojampa, quando è venuto al centro di Vicenza, questa volta ma anche la volta precedente, diceva: tutti quanti un giorno dobbiamo morire. È il momento del passaggio, è il momento della verità. È un grande esame. E ci si prepara ogni giorno. Come? Ogni sera. Ogni sera noi andiamo a dormire e diamo per scontato che il giorno dopo torneremo qui a fare le stesse cose, a brontolare le stesse cose, a lamentarci delle stesse persone, delle stesse situazioni, giorno dopo giorno, finché un giorno, basta, è l'ultimo, finito. Per un meditante quello è una grande opportunità, perché quando la nostra mente lascia questo corpo abbiamo la possibilità di fonderci con il divino, con l'universo, con il tutto, l'illuminazione, quello che volete. Bisogna prepararsi prima però, e quando ci si prepara? Alla sera, perché la sera noi ci addormentiamo, posiamo la testa sul cuscino e ancora una volta una preghiera, una meditazione, un momento di centratura e non sappiamo se domani saremo ancora qui. Quindi tutte le preoccupazioni, il lavoro, le tasse, le relazioni, le ferie, eccetera, eccetera, eccetera. Certo, cose importantissime, ovviamente, ma la cosa più importante qual è? Cosa siamo venuti qua a fare? Dove andremo dopo? Che cosa ci aspetta? L'unica cosa certa della vita è che siamo qui. Oggi più che mai è questo. Quindi, siccome il tema di questa sera è l'arte della meditazione, la meditazione ci permette di prepararci molto bene anche per questo. Quindi alla sera fare un veloce esame di come è andata la giornata e dire sì, beh, oggi insomma, oggi mi sono arrabbiato meno di ieri, eh. Ieri per me è stata una giornata di ritina, mi sono arrabbiato molto, devo dire la verità. Quindi mi dispiace, mi sento un po' in colpa perché sono occidentale. Però ci ho meditato sopra e oggi ho chiesto scusa, abbiamo fatto pace, insomma, ho corso tanto prima, sì, questo è vero. E quindi è cambiato. È importante girare pagina, un bel foglio bianco. È importante. Quindi al mattino, una mano sulla pancia, una mano sul cuore, la famosa meditazione sottocoperta, possiamo usarla per prestare attenzione alle sensazioni fisiche, ma anche per programmare in modo positivo la nostra mente. Oggi ho deciso di essere gentile con me stesso. Perché se sono gentile con me stesso, spontaneamente sono anche più gentile con gli altri. Semplice. Se io sono centrato, faccio meno casino in giro per il mondo. Se io parto meditato, esco dalla porta di casa e magari evito la bicicletta che passa ai 300 all'ora sul marciapiede e quindi ho già risparmiato un sacco di danni per me e anche per quello che virgolette passa in bicicletta a quella velocità lì sul marciapiede, e questo accade in centro a Parma.
io non posso, non c'è uno specchio, non c'è un allarme che mi dice guarda che passa uno con lo skateboard o con la bicicletta ai 30 all'ora, non posso saperlo. Ma se io apro con consapevolezza, guardo, bene. Anche questo bisogna imparare. Quindi parto, la mia giornata parte meditata, a me piace questo termine, e si conclude meditata. Semplice. Non occorre avere incensi, vestirsi da tibetani e tutto il resto. Basta semplicemente fermarsi un attimo, una mano sulla pancia, una mano sul cuore, o meditare se volete, seduti su una sedia o a gambe incrociate, e prendersi 5 minuti per ascoltare, annusare l'aria dentro. Come girare pagina, per me, non so per voi. Bene, io direi facciamo un'altra tecnica, se non avete domande urgenti, e teniamo le domande per dopo. Ce la fai a registrare? Bravo, la risposta è esatta. Prossima meditazione. Consapevolezza dei suoni. Perché i suoni sono una pratica, la consapevolezza dei suoni, mindfulness of sound, sono una pratica straordinaria, perché i suoni e i pensieri hanno tantissime cose in comune. I suoni arrivano quando vogliono, fanno un gran polverone, poi se ne vanno. Non abbiamo il controllo dei suoni. Sì, se suoniamo uno strumento, sì, certo. Io non posso decidere quando deve passare questa macchina. Lo deciderà chi la guida. Oppure il rumore dell'aria condizionata. Oppure il cellulare di qualcuno, il colpo di tosse, qualcuno che chiacchiera, la bottiglia che si apre. Io non ho nessun controllo su questo. Ma non è un problema. Non solo non è un problema, ma questo può aiutare la nostra pratica meditativa. Se io giudico il suono, il rumore della plastica, se invece ascolto la qualità suono di quel suono, allora diventa un supporto di meditazione. È una differenza, c'è una differenza molto sottile, ma molto importante. E adesso lo sperimentiamo insieme, se vi va. Portiamo la nostra attenzione, come fatto nella meditazione precedente, portiamo la nostra attenzione al respiro, perché questo ci aiuta a ritornare, dopo tutte queste parole, concetti, pensieri, il respiro ci aiuta a tornare nel corpo, che è la casa della nostra mente. Quindi, gentilmente, vi invito a prestare attenzione all'aria che entra attraverso le narici o la bocca, socchiusa o tutte e due, e poi esce. L'aria entra e poi esce. Proviamo a fare questo meglio che possiamo per qualche minuto.
ciò di cui abbiamo bisogno e poi esce senza nessuna fatica. Possiamo provare ad annusare l'aria se questo c'è. Possiamo anche sentire la temperatura dell'aria, leggermente più fresca dell'aria che entra, leggermente più calda l'aria che esce. Lasciamo andare il respiro nello sfondo della nostra attenzione e portiamo al centro della nostra attenzione i suoni. Può essere il suono della mia voce, un colpo di tosse, le macchine, l'aria condizionata. Suono della campana. Possiamo notare come i suoni arrivano a noi, alla nostra facoltà uditiva. I suoni arrivano alla nostra facoltà uditiva senza nessuna fatica, spontaneamente. Possono esserci suoni che vengono da destra, suoni che vengono da sinistra, suoni che vengono da sopra, suoni che vengono da sotto. Ci può anche essere una temporanea assenza di suoni. Suoni che vengono da davanti e suoni che vengono da dietro. Suoni improvvisi come questo. Oppure dei suoni che fanno da sottofondo, un po' come se fosse una colonna sonora della nostra pratica meditativa. Possono esserci strati diversi di suoni. Si tratta di giudicare, dire colpo di tosse, aria condizionata, macchina, voce, a meno che
qualità suono, dei suoni. Qualsiasi suono sia. Essere assenza di suono. La cosa importante è notare che i suoni arrivano spontaneamente, senza nessuna fatica, arrivano e vanno incontro alla nostra facoltà uditiva. Non dobbiamo fare nulla, arrivano da soli. Suoni da dentro, suoni da fuori. Ci sono dei suoni che vengono anche dall'interno del nostro corpo. Lasciamo che i suoni cadano nello sfondo della nostra meditazione e portiamo la nostra attenzione ai pensieri. E così come prima i suoni arrivano e vanno incontro alla nostra facoltà uditiva, allo stesso modo proviamo a vedere i pensieri come eventi che vengono accolti dalla nostra mente. Senza fare nessuna fatica. I pensieri arrivano con un gran polverone e poi lentamente se ne vanno e arrivano altri pensieri. Così come i suoni. Che i lama tibetani usano è quella dei pensieri come le nuvole del cielo. Ogni tanto nel cielo arrivano le nuvole. Ma noi non siamo le nuvole, noi siamo il cielo. Ogni tanto nel cielo si manifestano le nuvole.
un'altra immagine è quella delle onde del mare. Dovunque c'è il mare, ci saranno delle onde. Non siamo le onde, ne siamo il mare. Ma sulla superficie del mare ci possono essere delle onde. Grandi, piccole, impetuose, minacciose, leggere, lievi, eleganti, lente. O anche nessun onda. Se sono pensieri positivi, belli, spirituali, meditativi, non importa se sono pensieri negativi, brutti, aggressivi, giudicanti, sono sempre come le nuvole del cielo. Sopra le nuvole risplende sempre il sole. Respiro dopo respiro, momento dopo momento. In questo momento. C'è nessuna meta da raggiungere, nessun compito da svolgere, niente da cui fuggire. Suono.
pensatore avrà dei pensieri, ma il pensatore non è i pensieri. Noi possiamo avere dei pensieri che passano, un po' come le nuvole nel cielo, alcuni positivi, alcuni un po' meno, ma noi in realtà siamo lo spazio, senza niente. Questo è quello che dicono i maestri. E un giorno, se meditiamo con una certa regolarità, avremo la possibilità di sperimentarlo quando meno ce lo aspettiamo. Meno ego, più spazio. Più ego, poco spazio, né per noi né per gli altri. Benvenuta Patrizia. C'è tempo ancora per un paio di domande e poi facciamo un'altra meditazione conclusiva. Finiamo le 10:30 perché so che qualcuno deve tornare a casa e fare tanta strada. Se vi va, se volete possiamo finire anche adesso. Per me è qua. Vedo che tutti i pensieri sono andati nel cielo assieme alle domande. No, contribuiscono il nostro complesso di colpa, gli orientali, a cosa lo, come lo considerano, a cosa lo attribuiscono? Questa è una domanda da fare al Dharma quando viene la prossima volta. Ne parlavamo prima con il dottor Antonio Girardi, quando viene la Maiesce. Da Maesce Limpo, c'è anche la parte del monastero in Scozia, con l'intenzione di organizzare una bella cosa insieme alla Società Teosofica Italiana, il Centro Calcio San Vittorio di Vicenza, quindi chiederemo a Lama queste cose, ma io non sono un orientale, quindi non lo so. Io so che c'è, anche quando tento di liberarmene ritorna, e ormai mi sono abituato. Solo ricordare la Maiesce quando l'ho conosciuto, che è stato favoloso, infatti non riesco più a dimenticarlo. E con te e con Teosofi abbiamo organizzato la serata che qui arriva l'inverno con una spalla nuda, tanto c'è caldo, no? È un segno di umiltà, non è che fa caldo. No, no, sì, sto dicendo per scherzo. E con un sorriso in faccia che era qualcosa di fantastico, proprio come un bambino fosse felice, e infatti lo era. Allora, quando mi sono stata presentata, ho detto io, essere come lei, no, però mi piacerebbe sapere come fare per avere il suo sorriso. Lui mi ha sorriso, mi ha dato la mano, mi ha stretto la mano e io ho sentito una scarica elettrica dalla punta dei capelli fino ai piedi. Mi ha guardato e se ne è andato. Io non ho ben capito come fare a avere il suo sorriso, forse lo sto un po' immaginando adesso, però è stata una cosa fantastica, ecco, volevo ricordarlo perché una persona così mi è rimasta nel cuore. Io non so.
so cosa sia successo, però quello che ti posso dire è che un sorriso così è il risultato di 16 anni di clausura con una media di 12, 14, 18 ore di pratica al giorno, in più tre ritiri nell'oscurità assoluta per 49 giorni, silenzio e oscurità assoluta, il ritiro nel bardo, questo ritiro di deprivazione sensoriale, è il modo migliore, secondo la tradizione tibetana, per prepararsi alla morte. E la Mayeshe Rinpoche, la base di Samin, ha fatto questo ritiro tre volte. Io ho avuto la grossa fortuna di fargli da attendente le prime due, la prima in Nepal, a Kathmandu, la seconda a Holy Island. La terza ero appena uscito dal ritiro e mi ha detto non oso neanche chiedertelo perché sennò quelli di casa tua mi mandano a quel paese. È stato molto gentile, se non l'avrei fatto, perché avrei promesso di farlo anche una terza volta. Quindi non è, come dire, il sorriso è spontaneo, il sorriso è bello, il sorriso è accattivante e tutti vorremmo avere un sorriso così, però, come dire, bisogna guadagnarselo, questo sorriso. Non è, come dire, viene da una pratica costante. Anche la Majampal, che abbiamo visto giovedì scorso, è un sorriso straordinario, un senso dell'umorismo veramente incredibile. Sorprendente è la parola esatta, secondo me. Se quando meno te l'aspetti esce con un'espressione, una battuta, è un po' come il maestro Zen che ti toglie il tappeto da meditazione sotto il sedere. Questo viene dalla pratica della meditazione, dalla pratica, una spiritualità con i piedi per terra, quindi sana, profonda e anche ampia. Ci sono due movimenti. Kalurimpo c'ha una bellissima frase che dice: il Dharma è vasto come lo spazio e profondo come l'oceano. Cioè, vuol dire 360 gradi. Capite? Il senso dell'apertura è la dimensione. Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Sì, sì. Quando si trova il fatto di 300 scali, in realtà sarebbero 4 volte 360. Ecco, non è corretto dire 360, bisogna dire 4 volte 360. Benissimo, 4 volte 360 gradi. Che vuol dire l'angolo solido. Ecco, qua non so di che cosa stiamo parlando, quindi fermo. Comunque la dimensione, come dire, spaziale, orizzontale, è quella della compassione. Che significa compassione? Significa il desiderio che tutti gli esseri siano liberi dalla sofferenza. E ha come base la gentilezza, cioè il desiderio che tutti gli esseri siano felici. E c'è una bellissima frase che unisce queste due, che viene da un monaco birmano, che dice: quando la luce del sole della gentilezza amorevole incontra le lacrime della sofferenza, in quel momento sorge l'arcobaleno della compassione. Quindi questo è un insegnamento molto importante, perché ci dice che la base della compassione verso se stessi e verso gli altri in realtà è la gentilezza. E questa è una cosa che noi possiamo coltivare in qualsiasi momento. Quando andiamo al bar a prendere un caffè, per esempio, perché non dire grazie? D'accordo, l'abbiamo pagato, però la persona ce l'ha fatto con amore, ha fatto questo cuoricino sopra, adesso si fanno questi cuori. Bello! A volte fanno un sorriso, a volte fanno un fiore, cose molto semplici, ma non sono banali. E i primi ad averne beneficio siamo noi. Perché l'energia della gentilezza va a 360 gradi al quadrato, moltiplicato 4 volte se non sbaglio. Sì, anche per 4 di al quadrato. Per 4. Per quattro, va in tutte le direzioni, quindi anche verso di noi. E non costa niente. Non solo non costa niente, ma è un allenamento che premia a breve, medio, ma soprattutto a lungo termine. Questo è l'aspetto orizzontale. L'aspetto della profondità ti dà una centratura straordinaria che questi maestri hanno. Loro possono avere, da Mayeshe Rinpoche per esempio,
esempio adesso, in questo momento, si ritrova con il primo centro di buddismo tibetano in Occidente che quest'anno fa 50 anni. Tutto il suo lavoro, il progetto di Holy Island, tutti i centri che ha in giro per il mondo e tutto il lavoro che faceva prima ha con Tulku Rinpoche. Che ha lasciato la vita in Tibet ormai 3 anni e mezzo fa. E adesso dov'è? È in ritiro. La Meshe Rinpoche è in ritiro. Ogni anno d'inverno si fa 4 mesi di ritiro. Ecco da dove viene quell'energia. Quindi noi diamo per scontato, come dire, c'è l'effetto spettacolo, l'effetto effervescenza, l'aspetto cosmetico del Dharma, a noi piace questo, però ci dimentichiamo che alla base di questo c'è una disciplina straordinaria che va coltivata quotidianamente. Questo è il segreto. Quindi non è che sto dicendo che tutti dobbiamo andare in ritiro con il Dharma o rinunciare al mondo, eccetera. Io l'ho fatto per un certo periodo, ma la cosa interessante per me, per esempio, è stata andare in ritiro, primo ritiro di 3 anni, 3 mesi, 2 settimane, ritornare, stare qua per 8 anni, in Italia e all'estero, verificare le cose che ho imparato, quelle che non ho imparato e pensavo di aver imparato, e quelle ancora da fare. Quando sono tornato in ritiro, per altri 4 anni, a Corinto si mi ha detto adesso bisogna tappare i buchi, cioè sistemare le cose che non sono state sistemate. E quindi, fatto questo secondo ritiro, adesso che sono tornato qua ormai da 7 anni e mezzo, sto vedendo tanti buchi ancora che devo sistemare. E quindi parto l'8 di febbraio, vado in India, sto in India 1 mese, tento di tappare qualche buco. Almeno insomma quelli più grossi, quelli più gravi, ecco, chiedendo aiuto ai grandi maestri come Karmapa, Tansituba, Zamakonto, Gyatso Rinpoche, questi maestri che sono come veramente le stelle del cielo di giorno, non ce ne sono tanti, Sua Santità Dalai Lama, per esempio. E alcuni stanno invecchiando molto velocemente. Quindi è il caso di ricordarci che finché ci sono questi maestri è importante andarli a incontrare, è importante ricevere insegnamenti ed è importante, ancora più importante, è metterli in pratica, usarli. Come questi libri fantastici, se nessuno li legge, che occupano spazio, sono sicuro che noi tutti li leggiamo, io leggo molto poco, anche perché non è che ci vuole tantissimo. Sono un po' dislessico, quindi faccio fatica a leggere. Però insomma, un po' ho letto, ho studiato. E quel poco che ho studiato, un po' alla volta lo sto mettendo in pratica, tappando i buchi più grossi. almeno ci provo. Chi è che ha letto Autobiografia di una yogi di Yogananda? Sulle mani? Si parte da lì. Quando me l'hanno consigliato ho preso paura perché è grosso, così sono 500 pagine, però sono volate. Ciao Renato, grazie. Ciao carissimo. Ciao Renato. Quindi la cosa più importante è ricevere qualche insegnamento, non tanti, e metterli in pratica con umiltà, leggerezza, e poi i famosi 2 sensi, il buon senso e il senso dell'umorismo. Quindi senza prenderci troppo seriamente. Semplice. Se qualcun altro deve chiedere qualcosa, altrimenti facciamo una meditazione conclusiva. Io direi che facciamo un'ultima meditazione che si chiama la luce dorata della
compassione universale che accompagnerà Aldo nel suo lungo ritorno a casa. Grazie. Ora, dal più profondo del cuore, sviluppiamo il desiderio sincero di condividere con tutti gli esseri ciò che di positivo è emerso questa sera, in questo luogo, in questo spazio, con il beneficio di tutti noi. Possiamo farlo con una preghiera in cuor nostro, oppure con una meditazione guidata, sempre. Possiamo pensare, visualizzare, immaginare che all'interno del nostro corpo, all'altezza del cuore, vi è una sfera dorata che rappresenta tutte le qualità positive di tutto l'universo, di tutta l'eternazione. Ora questa sfera di luce vibrante, potente, irradia dei fasci di luce che lentamente, con gentilezza, pervadono tutte le varie parti del nostro corpo, portando gioia, calore, beatitudine e guarigione anche nella parte attorno al nostro corpo. Gentilezza, questa luce si espande ancora di più fino a riempire completamente tutta la stanza. Le stanze vicine, tutta la casa, le strade, le case vicine. Piazze, i fiumi, i parchi, l'ospedale, la stazione, tutta la città. E poi, gradualmente, tutta la regione. Dorata della compassione universale si espande lentamente senza nessuna fatica. La luce dorata della compassione universale non conosce ostacoli, non conosce limiti. Gradualmente questa luce si espande sempre di più, permeando le vette più alte, gli abissi più profondi, mondo e di tutto l'universo.
pensiamo che dal nostro cuore parte un raggio di luce e va al cuore di queste persone, portando ciò di cui hanno bisogno per essere veramente e pienamente felici. Dorata della compassione universale può trasformarsi in qualsiasi cosa. Cibo, acqua, medicine, dove queste mancano, dove c'era la guerra, questa luce porta la pace, la gioia. Questa luce può diventare un fiore, un abbraccio, un bicchiere d'acqua, una persona che ascolta, qualcuno che aveva semplicemente bisogno di essere ascoltato. E ora un po' di questa luce ritorna verso di noi, portando a ciascuno di noi quello di cui anche noi possiamo aver bisogno per essere veramente e pienamente felici. Prima di concludere questa meditazione guidata, riflettiamo sul fatto che in realtà la luce dorata della compassione universale è sempre dentro di noi. In realtà è la nostra vera essenza. Fare questa pratica al mattino per prepararci a qualcosa di importante, per esempio. Oppure la sera come ricarica dopo una lunga giornata di lavoro. Possiamo fare questa pratica per noi oppure semplicemente per mandare un po' di luce a qualcuno che ne ha bisogno. In qualsiasi momento. Portiamo la nostra attenzione al nostro corpo seduto su una sedia in questa bellissima stanza, proprio in questo momento. E lentamente iniziamo a muovere le dita dei piedi, le dita delle mani. Possiamo sciogliere eventuali tensioni all'altezza delle gambe,
quando siamo pronti, gradualmente possiamo riaprire gli occhi. Fondo del cuore, grazie e buon ritorno a casa. Grazie Renato. Deve andare, può andare, chi può dormire qua, è pregato di tirare fuori il suo capello e ritrovarne uno anche per me. Ringraziamo Renato, grazie Renato.